Buonasera, buonasera e ben trovati a questo nuovo appuntamento con Giovedì Sport, un Giovedì Sport in trasferta possiamo dire, perché questa settimana ci siamo spostati dallo studio di TVL, siamo qua nel bellissimo scenario della Nursery Campus della Vannucci Piante e c'è un motivo perché siamo qua perché si sta svolgendo la Strenna Arancione. I tifosi arancioni conosceranno molto bene questo evento, un evento che ormai viene organizzato da ben 50 anni ed è il club centro coordinamento arancione che consegna appunto la Strenna Arancione alla Pistoiese, alla società, a tutta la squadra, e così è stato fatto. In questo momento si sta svolgendo la cena, sono state consegnate tutte queste ceste della Strenna dalla presidente onorario Mauro Baiocchi, che poi avremo qua vicino a noi. E allora sarà un Giovedì Sport ricchissimo, un Giovedì Sport bollente anche. Ciao Alberto. Ciao, buonasera a tutti i nostri telespettatori. È una serata forte, intanto perché insomma ci troviamo qua in casa del main sponsor che fra pochissimo sentiremo, ma è una serata importante appunto per ritrovarsi con la Pistoiese, i tifosi che si ritrovano con la Pistoiese. È una serata molto importante anche perché sono stati giorni veramente caldi in casa arancione. Non sappiamo quali scenari ci dobbiamo aspettare accanto ai colori arancioni, perché in questa settimana, lo sapete, ci sono stati dei movimenti. C'è stato un silenzio assordante della società fino ad oggi, mentre la squadra per ben 3 giorni non si è allenata. Il problema è quello appunto del non pagamento dei rimborsi, degli stipendi a giocatori, a dipendenti da parte della società. E dopo 3 giorni di silenzio la società ha parlato proprio oggi attraverso un comunicato stampa che poi leggeremo durante la serata e di cui parleremo, dove ha dichiarato che appunto è in corso una trattativa per cedere le quote dell'US Pistoiese 1921. A parlare è stato Maurizio De Simone, che è il garante del Trust Orange, il proprietario della società. E allora cosa ci si deve aspettare dopo questa notizia? Intanto dobbiamo dire che per quanto riguarda il campo alla Pistoiese non si può dire niente. La Pistoiese è vero che non si è allenata per 3 giorni, ma domani tornerà ad allenarsi, anche perché siamo molto vicini ad una partita importante di campionato, alla trasferta in Emilia Romagna contro il Corticella, che si giocherà sabato e non domenica. Quindi anche la preoccupazione da parte di tutti i tifosi nel non vedere la squadra al campo ad allenarsi ha un po', insomma, portato un po' di agitazione, ovviamente, di tante domande e tanti dubbi che sono rimasti in realtà, perché c'è da capire anche in questo momento importante e particolare del campionato di Serie D, che è quello del mercato, cosa succederà alla squadra. I giocatori decideranno di restare? Alcuni partiranno? Le voci sono tante, come sono tante anche le voci che si susseguono su chi potrà riprendere, rilevare la Pistoiese. Però di certo in questo momento non c'è niente. E allora noi intanto ovviamente avremo anche messaggi anche questa sera, 335-84-87-509, Alberto è qua pronto, mi aiuterà insomma a chiamare anche tanti ospiti, perché avremo durante la serata colleghi e parlerà anche il mister della Pistoiese Luigi Consonni. Sì, hanno già iniziato a parlare i tifosi sui social, si sono già tutti scatenati. Il primo scrive Simone, rigore di domenica, un regalo di Natale Anselmo Fanni, ultimo grande presidente. Insomma è un po' un mix tra questo diciamo così riferimento al campo, ma anche all'extracampo, immagino, da questo tifoso che ha dato una frecciatina dicendo l'ultimo grande presidente. Insomma forse voleva fare un riferimento a questa cosa qui. Comunque sì, sono giorni bollenti, adesso andiamo a sentire qualche protagonista, mi verrebbe. Sì, sicuramente più tardi poi insomma avremo tanti ospiti, come detto cerchiamo di rintracciare subito il padrone di questi, dove siamo, il padrone di casa, che è appunto il main sponsor della Pistoiese, Vannino Vannucci, che ringrazio. Buonasera Vannino, sì. Grazie per essere qua con noi. Buonasera. In diretta a Giovedì Sport, 30 anni di sponsorizzazione, questa è una festa che si ripete ogni anno. Quest'anno qua da te il centro di coordinamento che consegna appunto la Strenna Arancione, un momento in mezzo a un po' di note negative, un momento di gioia comunque di stare, per stare insieme, una nota positiva. No, bellissima, molto, molto positiva, sono molto contento che il centro coordinamento quest'anno sia qui da noi, perché io ho partecipato a decine ormai purtroppo di queste, purtroppo nel senso dal punto di vista del tempo passa, e quindi stasera sono veramente felice che siano qua. E con tutti i ragazzi, con lo staff, perché veramente è la festa della Pistoiese, quindi siamo a fine anno, quindi è giusto
essere contenti e felici per questa gloriosa società, soprattutto Maglia, che, a cui tengo moltissimo. Vanino, si sta vivendo un momento un po' particolare in Casa Arancione. Sul campo una Pistoiese che sta rispondendo molto bene, perché è su una striscia positiva, è a meno 4 punti dalla capolista, sta cercando di continuare insomma questa corsa verso il primo posto. I ragazzi stanno rispondendo molto bene, stanno giocando molto bene. Dall'altra parte ci sono delle situazioni fuori dal campo che potrebbero anche in qualche modo influenzare, fino ad ora non l'hanno fatto, il gioco della squadra. Tu sapevi un po' di questi movimenti, di queste difficoltà che magari la società stava passando? Sapevo, non è che, non lo sa, purtroppo tutti lo sanno, tutti lo sappiamo. Io voglio pensare positivo, nel senso che questi ragazzi si meritano veramente di giocare con questa maglia, perché ci tengono molto. Ho parlato con loro proprio adesso, ero con loro, e tutti sono lì ansiosi di sapere veramente quello che succederà, perché tutti vogliono lottare, perché tutti dicono abbiamo 4 punti, solo 4 punti di distacco, quindi non è niente, no? L'anno scorso ci ricordiamo dove eravamo in questo momento, e poi abbiamo fatto quella grande rincorsa, quindi tutti hanno questa volontà e voglia soprattutto di lottare ancora per vincere il campionato. Quindi io mi auguro che ci sia una soluzione a breve termine, e che veramente la Pistoiese lotti fino alla fine. Poi chi vince non lo so, perché sarei troppo bravo a indovinare, però ora si è formato veramente un grande gruppo, grazie al mister, che è veramente da tenerselo stretto, perché è veramente un uomo che ci sa stare in questi contesti, e soprattutto in questa categoria ha dimostrato di essere bravo. Quindi noi dobbiamo assolutamente cercare di risolvere questa situazione e provare a lottare fino alla fine. Sì, anche perché rispetto allo scorso anno, quest'anno non sembra un girone poi così impossibile. È vero che c'è questa capolista Ravenna, ma in realtà non è forse quella Gianna Erminio che ci faceva tanto paura l'anno scorso. No, ad oggi direi che è molto più equilibrato questo campionato. Anche lo stesso Carpi, che tutti dicono essere forte, probabilmente lo è, o il Prato stesso, ma il Ravenna che probabilmente ha fatto anche un exploit, forse anche al di sopra di quello che sono i valori che ha in campo. Però quella è la dimostrazione che se c'è gruppo, se c'è ci sono giovani che corrono, perché questa è una categoria veramente anomala, insomma, sì, i valori noi l'abbiamo visto, no? Avevamo dei calciatori al di sopra della media, sicuramente di categorie superiori, che però poi non hanno espresso quello che dovevano, e quindi io credo che ora potremmo veramente lottare, se la squadra rimane quella che è, anzi andrà poi magari migliorata a gennaio. Anche perché, appunto, ricordiamo, come dicevamo prima, siamo in una fase di calciomercato, e può darsi che qualche giocatore di cui necessita questa Pistoiese, perché la rosa è molto corta, ma soprattutto molto giovane, perché è una rosa molto, molto giovane, possa arrivare e quindi dare una mano a questa Pistoiese. Fra l'altro ti vediamo sempre in tribuna, segui la Pistoiese sempre da vicino, in casa, quindi in queste ultime partite, che ti è sembrato? Che sensazione hai avuto? Bene, molto bene. È chiaro, come parlavamo anche con il mister, la rosa è un po' corta, no? Abbiamo visto domenica, grande primo tempo dove si poteva essere in vantaggio di 3 gol, perché c'è stato un rigore negato e un gol che era buono. Che no. Poi dopo, nel secondo tempo, abbiamo sofferto proprio perché i ricambi non ci sono, oppure ci sono, ma probabilmente non sono all'altezza della categoria, oppure no, non sono all'altezza di questa squadra, perché insomma per vincere ci vogliono anche un livello superiore a quello che magari nel secondo tempo abbiamo dimostrato. Però insomma i giovani sono molto bravi. Io non so se Alberto ci sono dei messaggi anche per... Sì, abbiamo qualche messaggio, diciamo così, qui sono un po' taglienti questi messaggi, però è giusto che anche dare voce ai tifosi. I tifosi scrivono: buonasera, parlare, anche il sindaco scende in campo ma nessuno parla a protezione dei giocatori. Mi verrebbe da dire che Vanino l'ha appena fatto in realtà in questo momento, che fino a questo momento hanno onorato la maglia, prima a subire il disagio mettendo mai al proprio portafoglio per andare avanti. Forse il comune in qualche modo deve fare qualche piccolo regalino di Natale, ora non so in che
modo, però insomma c'è un po' di malcontento da parte dei tifosi, chiaramente per quelle che sono state le ultime vicende, quello che è stato in questi giorni. No, anch'io Vanino ti vorrei fare una domanda, cioè abbiamo sentito prima 30 anni legata alla Pistoiese, Vannucci Pianta e Pistoiese sono quasi sinonimi, verrebbe da dire. Ti chiedo, nonostante tutto, nonostante quello che succede attorno, il legame con la Pistoiese c'è sempre, ti chiedo cosa significa per un'azienda come la tua, per Vanino Vannucci, la Pistoiese? No, ormai penso di diventare anche abbastanza ripetitivo con questa cosa, perché lo sanno tutti che per me è veramente una passione. Ovviamente per la mia azienda non voglio fare, però non è ovviamente una categoria che rispecchia il livello di cui è questa azienda, però non è questo il problema, lo faccio con grande passione e la farei anche se fossimo a giocare a Bonelle, quindi, proprio perché piace la Pistoiese, sono sempre andata fin da piccolo, l'ho sempre seguita. È chiaro che abbiamo avuto dei bellissimi momenti in questi 30 anni, grandi vittorie, anche sconfitte, però è un mondo, quello della Pistoiese, che per noi appassionati è imprescindibile. No? La domenica, come diceva Giada, io quando posso, specialmente in casa, ci sono sempre, anche se lo stadio è vuoto, io ci sono, proprio perché ormai per me è veramente un piacere vedere questa squadra. Io veramente mi auguro a tutti i calciatori che ci sono ora di pensare prima di fare, magari sento dire un po' che qualcuno magari è tentato a andarsene perché giustamente hanno richieste. Io spero veramente che nessuno vada via, o perlomeno, perché dobbiamo assolutamente provare a vincere questo campionato. Allora, noi ringraziamo ovviamente Vanino Vannucci, il main sponsor della Pistoiese, che ha ospitato la Strenna Arancione qua nel suo Nursery Campus. È sempre più bello, soprattutto a Natale, Vannino, e questo è un ambiente, ovviamente è un fiore all'occhiello per la nostra città. Abbiamo visto anche che si stanno svolgendo tantissime iniziative, manifestazioni, insomma, qui in questi tuoi locali. Sì, colgo l'occasione per fare un augurio di Buon Natale a tutti, buone feste a tutti i pistoiesi e forza Arancioni. Grazie a Vannino Vannucci. Intanto fra poco abbiamo soltanto qualche minuto perché dobbiamo andare in pubblicità, fra poco avremo anche altri ospiti e, come detto, parlerà anche per la Pistoiese l'allenatore della Pistoiese, mister Luigi Consonni, che come ho detto in questi giorni la squadra non si è allenata, ma torna ad allenarsi proprio domani. Sono pochi giorni di preparazione ad una partita come quella di Corticella, però come abbiamo detto la squadra ha sempre dimostrato un grande carattere, una grande determinazione in campo, quasi a voler un po' dimenticare quello che succede invece fuori dal campo. Ci sono tanti messaggi, Alberto, e allora noi andiamo avanti e li leggeremo. Intanto recuperiamo qualche collega e così poi leggeremo anche il comunicato della Pistoiese, dove oggi appunto si assume le responsabilità di quello che è successo e di quello che succede da diversi mesi. Allora andiamo in pubblicità, ti vediamo tra pochi minuti, restate con noi. Ed eccoci di nuovo insieme per Giovedì Sport, questo Giovedì Sport speciale in diretta dal Nursery Campus per la Strenna Arancione. Qua accanto a noi abbiamo Mauro Baiocchi, il presidente onorario del centro di coordinamento Clubs Arancioni. Salutiamo anche la presidente, vorrei sbagliare, Lisetta Sforzi, che è un po' più timida rispetto a Mauro. Allora ha lasciato il testimone a Mauro. Mauro, intanto complimenti per aver organizzato ancora per il 50° anno questa Strenna Arancione, un appuntamento ormai fisso per voi. Sì, noi ovviamente la Strenna non l'avevamo mai abbandonata, sia nei momenti belli che nei momenti brutti, che sono stati parecchi anche momenti brutti, però noi abbiamo forza sempre la Strenna, magari siamo stati criticati per questo. E allora in questa serata, che comunque ha tante note positive, c'è tutta la squadra presente, sei riuscito a far venire tutta la squadra presente, c'è tutto lo staff tecnico, la dirigenza, hai consegnato queste strenne, ovviamente ci sono, come hai detto, dei periodi brutti, ci sono stati. Questo periodo non è
positivo per quanto riguarda le faccende ovviamente extracampo, perché sul campo, l'abbiamo ripetuto, la Pistoiese sta facendo un bel campionato, una lunga striscia positiva che speriamo possa continuare e che appunto quello che succede extracampo non influenzi più di tanto quello in campo, ce lo auguriamo. Ma tu in questa situazione da tifoso cosa senti? Io sono molto molto preoccupato, ti dico la verità, sono molto preoccupato perché questi ragazzi stanno veramente onorando la maglia, capito? Stanno onorando la maglia e sono bravissimi. Io devo solo ringraziarli di cuore sempre. Tutti i domenici si va fuori e in casa è uguale, ma poi chiaramente si sente di più la cosa. Questi ragazzi dimostrano veramente l'affetto in questa maglia. Tu quindi sei a contatto sempre un po' con il tifo, no? E allora in questi giorni cosa hai sentito, insomma, dalla tifo? C'è preoccupazione, c'è tristezza, c'è un po' di pessimismo? Cosa si pensa? Perché dispiace un po', no? In un anno in cui magari tutti si credeva che fosse l'anno quello giusto, quello buono per poter risalire dai professionisti, purtroppo, insomma, quello che sta accadendo non è che sia molto bello, lascia tanti dubbi, tante perplessità per il futuro. Preoccupa tutti i tifosi. Tutti i veri tifosi ci preoccupano moltissimo. Quelli che dicono che sono tifosi però non seguono mai la squadra se ne preoccupano un pochino meno, ecco, sinceramente. Però noi siamo sempre al pezzo e vediamo queste situazioni si danno veramente, veramente noia. E allora noi ti ringraziamo Mauro, ti lasciamo ovviamente goderti la serata con tutti questi ospiti, i tuoi ospiti, grazie per averci ovviamente, insomma, permesso anche in modo particolare, ci conosciamo da tantissimo punto di vista da bambino e tutto lo staff chiaramente. Grazie a Mauro Baiocchi. Intanto mentre facciamo accomodare un collega Arancione Magazine, Graziano Breschi, io vorrei cogliere appunto l'occasione per leggere il comunicato interamente, l'avrete già fatto, l'avrete già letto ovviamente, ma lo rileggiamo insieme per capire, andare un po' a anche snocciolare un po' quello che resta di dubbio dopo queste parole della società. L'Unione Sportiva Pistoiese 1921 comunica che è in corso un profondo restyling societario al fine di poter garantire nei tempi tecnici previsti una stabilità progettuale a medio-lungo termine. In tal senso è già in corso una seria trattativa con imprenditori disposti a rilevare la maggioranza delle quote azionarie, dettagli che saranno poi successivamente illustrati alla città e alle istituzioni. I giocatori, lo staff tecnico, i dirigenti, i dipendenti, i collaboratori non sono responsabili dell'attuale situazione di disagio creata dalle oggettive difficoltà dell'attuale proprietà, che non è riuscita e non riesce attualmente a mantenere gli impegni presi. Pertanto vanno ringraziati per la fiducia e la pazienza dimostrate fino ad ora. I mancati allenamenti della squadra sono la naturale conseguenza dei mancati rimborsi. La squadra ha sempre cercato di mantenere quell'unità che l'ha portata a dare il massimo impegno onorando la maglia. Si spera che i tifosi continuino a stare vicino alla squadra, a confermare quell'attaccamento alla maglia che hanno sempre dimostrato, che va oltre ogni proprietà. Intanto saluto e ringrazio Graziano per essere venuto qua con noi. Grazie a voi. Graziano, sicuramente sono stati giorni molto difficili per l'intera squadra, la società è rimasta in silenzio per qualche giorno, oggi c'è stato invece l'incontro tra la dirigenza, lo staff tecnico, i giocatori e questo è quello che ne è scaturito poi, queste parole da parte della società, che sinceramente ovviamente è un parere mio, non è che tolgono quei dubbi e quelle preoccupazioni, anzi forse le aumentano un po'. In questo momento proprio particolare di calciomercato, cioè, i giocatori cosa dicono? Come rispondono a questi mancati ovviamente stipendi pagati? Giocatori giovani, è in atto appunto il calciomercato, c'è la volontà di andare via? Qualcuno resterà, qualcuno andrà via? Ecco, sì, sono stati tre giorni intensi per noi, tre giorni che abbiamo vissuto lì, noi della stampa, l'abbiamo vissuti davanti, fuori dagli spogliatoi, in compagnia di qualche tifoso, di questi irriducibili che non si staccano mai lì dal campo e oggi alle circa le 16:30, poco prima è arrivato questo comunicato della società che aspettavamo, onestamente l'aspettavamo, perché chiaramente se no il silenzio era veramente, metteva tantissimi dubbi il silenzio. Questa, ora non è che le abbia dissipati questi dubbi il comunicato, anzi io l'ho anche scritto in articolo che ho fatto subito dopo il comunicato e è una nota che dice tutto e un po' anche il contrario di tutto, perché
Sì, c'è questo gruppo che sembra che sia interessato e ci verrà comunicato, ci verrà dato dettagli, però non esplica quelle che erano un pochino le nostre aspettative, perché volevamo sapere riguardo ai calciatori se qualcuno aveva rescisso, se qualcuno voleva andarsene, se quando verranno pagati questi rimborsi spese, fra virgolette, questi stipendi. Quindi ecco, aspettiamo chiarezza nei prossimi giorni, sperando che ci sia. Dice domani sembra, si vocifera che ci sia un incontro in comune con questo gruppo interessato e la speranza di tutti noi, di in primis dei ragazzi che sono anche lì, anche loro hanno aspettativa, non sanno cosa fare, sia di noi appunto addetti a lavori, sia di tutta la città, di chi vuole bene alla Pistoiese, che appunto è un momento che rischia anche la sua esistenza. Speriamo che tutto si risolva per il meglio e che anche, appunto, che anche i ragazzi che dopodomani dovranno scendere in campo a Corticella, una partita molto delicata su un campo che lo scorso anno ci ha visto in pratica perdere le residue speranze, e vediamo i ragazzi come reagiscono, perché chiaramente non andranno con così tranquillissimi, perché qualcuno magari ha avuto qualche offerta da qualche squadra, perché sapendo appunto la nostra situazione, quindi speriamo che possa venire fuori qualcosa di positivo da domani, e che sabato ragazzi a Corticella possono scendere in campo motivati per fare il risultato. Sarà da capire infatti questo, lo capiremo poi anche con l'allenatore, lo chiederemo, con quale spirito la squadra in questi giorni appunto si prepara ad affrontare questa partita importante. E, fra l'altro, appunto, visto che abbiamo parlato di questa trattativa, alcune indiscrezioni proprio di poche ore fa riporterebbero a degli imprenditori italoamericani, fra questi ci sarebbe Tiger Noan e Alessandro Eningioli, se non vado errato, comunque sono i due nomi di due imprenditori che dovrebbero essere i prossimi proprietari della Pistoiese, però sono tutte indiscrezioni, non abbiamo al momento nessuna ufficialità. Però Graziano, io ti chiedo, questa situazione è vero che è giunta al culmine in questi giorni, però già diversi mesi fa comunque eravamo allo stesso punto, nel senso che si era sempre affrontato il problema della mancata ovviamente remunerazione ai giocatori e ai collaboratori. Poi sembrava comunque aver raggiunto un accordo con la società. Alcuni giocatori decisero di non sposare questo nuovo progetto della Pistoiese, che comunque, diciamolo, era quello di avere comunque dato una precisa data ai rimborsi, cosa che non c'è stata. Quindi la fiducia a questo punto, dico io, in questa società, ovviamente oggi si è palesata, ha detto che è in difficoltà. Sì. E è in corso questa trattativa, però immagino che siano stati mesi duri anche per una squadra, e in realtà sul campo invece si è avuto l'opposto proprio, cioè la risposta è stata proprio quella, invece si viene da una lunga serie di risultati positivi. No, onestamente alla squadra non si può addebitare niente, perché la squadra ha sempre dato tutto nelle difficoltà più grosse che hanno vissuto, e hanno dato sempre, hanno buttato il cuore, insomma, oltre l'ostacolo, ecco, sempre prove di grande valore, di grande volontà, abnegazione, quindi alla squadra. La società oggi, per la prima volta, perché finora questo non era mai accaduto, ha dichiarato di non poter far fronte agli impegni presi. Questo dovrebbe deporre a favore appunto di una cessione. Sono per natura, non sono un pessimista di natura, quindi voglio aspettare, voglio toccare un po' come San Tommaso, ecco, perché io, nella mia mai lunga storia calcistica, ho visto tante di queste, non a Pistoia ma altrove, anche in altri centri importanti, ho visto tante di queste trattative che poi magari sul momento più bello si sono arenate per qualsivoglia ragione. Ecco,
speriamo, incrociamo le dita che tutto ciò possa andare invece in modo positivo e che il colore arancione ancora, il vessillo ancora sbandieri, ecco, perché è una città importante che con una storia calcistica importante alle spalle e vogliamo che continui. Certo, vogliamo che la Pistoiese sia salvata ovviamente e che speriamo arrivi qualcuno proprio a salvarla. Tra l'altro, Alberto, ci sono stati tanti messaggi che dicevano proprio quando c'era il main sponsor Vannino Vannucci, Vannino salvaci tu, sono stati quelli un po'... Sì, infatti sono arrivati messaggi in onore a Vannino Vannucci, il primo Vannino salvaci tu, e poi ringraziamo Vannucci, se non c'era lui era da anni che avremmo tirato giù il bandone, ancora grazie Vannucci. Insomma, comunque c'è grande riconoscenza nei confronti di una persona, un'azienda che sicuramente c'è sempre stata per la Pistoiese. Arrivano altri messaggi, immagino. Sì, siamo pieni. Un giorno qualcuno disse: non potevo lasciare la Pistoiese in mani migliori. Comunque sempre cara la nostra amata Pistoiese, Riccardo. Quindi questo è un altro messaggio di amore, diciamo così, verso la Pistoiese. E poi la Pistoiese, cioè questo è più un commento tecnico da parte di Mario, che scrive: la Pistoiese, essendo controllata da un trust inglese, non è cedibile a livello legale, quindi siamo di fronte a una notizia di passaggio di proprietà inesatta e non praticabile. Insomma, diciamo così, i tifosi si sbizzarriscono, viene da dire, con tanti tipi di giri di commenti. Quello che forse è stato un po' più palese è il clima che si è vissuto oggi di fronte allo stadio Merani, in cui tante persone erano lì, tante persone che mangiano, masticano questa passione per i colori arancioni, erano lì per chiedere spiegazioni, per chiedere un futuro di questa società. Si è parlato già da anche nel comunicato di un progetto che fosse a medio-lungo termine. Questo forse è l'augurio più grande che in questo momento si possa fare a questa società, che non riesce a garantire. La speranza è che si possa appunto continuare ad andare allo stadio, ecco, questa è la cosa più importante in questo momento. Esatto, che soprattutto non si perda anche tutto quell'entusiasmo che si era ricreato un po' intorno alla Pistoiese, anche se dobbiamo dirlo, la tifoseria si è sempre un po' divisa in due parti, c'era chi comunque dall'avvento di questa società era ottimista e voleva cambiare e quindi aveva tantissima fiducia, chi invece anche all'inizio aveva tanti dubbi, tanti timori. Purtroppo, ahimè, ora dobbiamo dire un po' si sono rivelati. Si sono rivelati. Abbiamo bisogno di certezze. Questo, ecco, un pochino è questo che manca oggi. Di sapere che c'è qualcuno alle spalle della Pistoiese che spinge in avanti nella direzione che tutti ci auspichiamo, e questo è importante. Allora, per sabato, perché si era paventato un po' anche nell'aria, ovviamente non vedendo allenarsi i giocatori per tre giorni, che questa Pistoiese forse non giocasse nemmeno a Corticella, invece domani si torna a allenare, quindi si va sabato a Corticella. Che partita c'è da aspettarsi allora, Graziano? Anche ricordiamo, siamo a 4 punti dalla capolista, se l'obiettivo, al di là di quello che succede intorno, è quello della promozione, c'è comunque da battere ora ripeto, ridotti, pur in situazioni anche d'emergenza sul campo. Ripeto, è una partita difficile, questo l'ho detto prima, una partita difficile, e sappiamo che loro ci aspettano sempre con il fucile spianato, e non so il motivo, non lo so, ma comunque, e quindi sarà un incontro, speriamo che questi 3 giorni di stop, di mancato allenamento, non, spero che non debbano essere decisivi, ecco, a fini della partita, perché insomma sono ragazzi, finora erano ben allenati, vediamo che la partita vada nel senso giusto e che si torni con un risultato positivo. La vittoria sarebbe il massimo, ma insomma di non tornare sconfitti, perché non dobbiamo perdere i contatti dalla vetta in un campionato livellatissimo e che potrebbe ancora portarci lontano. La speranza è quella di non sprecare quello fatto fino ad oggi. Grazie a Graziano, grazie a voi, Breschi, grazie a voi per essere stato qua con noi. Noi ovviamente abbiamo la pubblicità, qualche minuto, ma restate su TVL perché torniamo tra pochissimo per il rush finale di Giovedì Sport.
E siamo di nuovo insieme, come promesso, insieme a noi è arrivato l'allenatore della Pistoiese, mister Luigi Consoni, che ringraziamo, ovviamente ci concede questo tempo durante questa serata, lo ricordiamo, della Strenna Arancione al Nursery Campus. Mister, allora partiamo subito, dobbiamo affrontare ovviamente una sfida fra pochi giorni, quella, la trasferta di Corticella, però sono stati giorni un po' delicati per la squadra, è una squadra che non si è allenata o comunque ha fatto allenamenti un po' particolari, una società che oggi si è pronunciata, c'è una trattativa in, per quanto riguarda l'extracampo, c'è una trattativa in corso per cedere questa Pistoiese, quindi immagino anche che sia un clima, una situazione dove come si lavora in questo clima, cioè come ha visto un po' reagire ragazzi, la squadra, contatto diretto ce l'ha lei, ecco. Sì, ovviamente non è stata una settimana semplice, e oggi è ovviamente culminata con quello che poi sapete tutti, questo comunicato. Ed è ovvio che quando ci sono queste difficoltà ovviamente il gruppo tende a compattarsi, a cercare di stare unito, però poi è ovvio che singolarmente poi i giocatori prenderanno le loro decisioni insieme alla società, ed è ovvio che è un dispiacere ad oggi perché si stava creando qualcosa di importante. È ovvio che come allenatore, come diciamo capogruppo di questo fantastico gruppo, perché quello che hanno dato fino ad oggi è qualcosa di, penso, di irripetibile. Io da questo punto di vista posso solo ringraziarli, posso solo dire che non è stato semplice, perché ovviamente affrontare questa situazione è difficile per chiunque. Sono stati degli uomini prima che dei giocatori, hanno dimostrato, e penso che chi dovesse rimanere lo farà da qui alla fine del campionato. È ovvio che con la società abbiamo parlato e ci potrebbe essere questo passaggio, e noi possiamo solo attendere per il momento e ovviamente dare, come ho detto prima anche qui ai tifosi in questa festa, che è sempre un bel momento, dare tutto quello che abbiamo, sia come staff tecnico che come giocatori. Appunto, sarebbe un peccato, veramente un dispiacere, diciamo, buttare via tutto quello che è stato costruito in questo periodo. Da quando lei è tornato sulla panchina arancione sono stati ottimi risultati, una lunga serie positiva, i giocatori in campo veramente hanno dimostrato un grande carattere, un grande impegno al di là, no, di quello che succedeva. Ovviamente ognuno poi farà le proprie scelte, perché è così, è anche un momento complicato perché è quello del calciomercato, e quindi si è liberi anche poi scegliere di sposare o no ancora la Pistoiese o meno. Un grande lavoro, mister, lei lo ha fatto da quando è tornato, perché prendere questa squadra in un momento un po' particolare, perché non è ora, ok, è culminato ora, però i momenti particolari ci sono stati anche diversi mesi fa, e lei quindi è riuscito invece a tenere questo gruppo, ci sono stati giocatori importanti che se ne sono andati, e lei con i giovani, tanti giovani, è arrivato a questi risultati. Comunque siamo a meno 4 dalla capolista, un campionato ancora aperto, c'è da giocarsi le ultime due partite prima della fine del girone di andata, quindi ci sono sul campo tutte le credenziali proprio perché questa Pistoiese continui questa corsa verso la promozione. Sì, ovvio che i giudizi su un allenatore, sull'operato soprattutto a livello tecnico, non spetta a me dirlo, ma sono i giudizi di giornalisti, tifosi, ovviamente poi tanti giudizi sono in base ai risultati che si ottengono. Però una dote che mi riconosco è quella di aver la capacità di fare gruppo, e questo secondo me sia l'anno scorso che quest'anno, anche prima del mio esonero, c'era una situazione, un gruppo veramente costruito bene. Poi si può sbagliare il giocatore a livello tecnico, il giocatore stesso magari può subire una piazza come Pistoia, le pressioni, e ovvio magari si può non trovar bene, oppure può anche non far bene, questo fa parte, penso, del calcio. Però il gruppo c'era prima del mio esonero, c'è stato dopo, perché il mio ritorno è stato voluto anche da gran parte del gruppo, e questo è un ringraziamento che faccio in particolar modo diciamo agli over. E da quando sono tornato effettivamente c'è stato questo cambio di marcia che
un po' per l'inerzia, perché ovviamente non si stavano ottenendo risultati positivi, però c'era il sentore che soprattutto nelle ultime 2-3 partite qualcosa di positivo stava cominciando a crearsi. Purtroppo non sono venuti i risultati, non sono venute le vittorie, quindi ovviamente paga l'allenatore con l'esonero, però dal ritorno hanno dimostrato, hanno dato a me e al mio staff una disponibilità importante, l'hanno dimostrato sul campo con il sacrificio, con il rispetto per questa maglia, per questa piazza, e soprattutto hanno avuto quello che magari era mancato la prima parte, i risultati dalla loro, e quindi le difficoltà che c'erano e che poi sono state appunto, sono uscite con oggi, si sono un po' mascherate, e da questo punto di vista è stato un bene. Ci sono messaggi, immagino, che credono arrivano anche per sì, il mister. In realtà legate al mister no, però mi piaceva leggere questo, perché sentiamo commisso: se ci rifà lo stadio diventiamo una rampa di lancio per la cantera viola, insomma c'è chi quindi chiama in causa le alte sfere. No mister, io intanto le volevo fare complimenti per il percorso che ha fatto con la Pistoiese, perché secondo me appunto riguardo alla situazione non è banale. Noi tutti i giovedì in realtà leggiamo messaggi dei tifosi, andiamo a pescarli, a trovarli, e è un tripudio quello in realtà che lo riguarda, perché dal suo ritorno penso che lei sia stato elevato più volte. Le chiedo, secondo me in questo momento la Pistoiese e Consonni, diciamo così, è la personalità che è più legata a questa società, la personalità a cui tutti pensano in questo momento, cioè è la colonna in questo momento di questa Pistoiese. Quanta pressione c'è, soprattutto con questa situazione che si è venuta a creare? Le chiedo, insomma, è anche un onore e un onere importante? Ma l'onore sicuramente c'è, ma l'onore è quello di prima di tutto aver giocato 20 anni fa, 21 anni fa nella Pistoiese in Serie B, è stato il mio primo anno in Serie B, erano altri tempi, altra, ovviamente altra categoria, quindi da questo punto di vista penso che Pistoia debba ritornare in quelle categorie, e ovviamente per farlo ci vuole una grande solidità, ok? L'onere ovviamente, io vorrei parlare solo di campo, vorrei essere giudicato per i risultati, per il lavoro che un allenatore e uno staff, col suo staff tecnico possono proporre in campo ai giocatori. E una cosa che mi ha colpito tanto oggi è stato tanti giocatori in queste difficoltà non vorrebbero andare via. Quindi vuol dire che qualcosa di importante a livello di spogliatoio si è creato, e tanti rimarranno, tanti giocatori rimarranno. Poi adesso secondo me dopo queste due partite saranno un po' più delineate le situazioni individuali dei giocatori, e ovviamente ripeto, il lavoro ti porta via tanto lavoro a livello di energia mentale e psicologica, perché poi l'allenatore, è vero, deve essere anche psicologo, perché ovviamente non tutti i giocatori anche possono avere le stesse sensazioni, le stesse reazioni ad un evento tipo quello di oggi, quindi c'è anche chi si sentirà più tranquillo, chi avrà la possibilità magari di giocare, che in questo momento stava giocando meno. Sono tante situazioni che si vengono a creare, io e il mio staff dobbiamo essere bravi a tirar fuori il meglio da ognuno di loro. Era, torniamo al campo, perché alle porte c'è una partita, una trasferta importante, quella sul campo del Corticella, è una sfida, un'avversaria certo non facile per la Pistoiese, alle prese ancora con qualche infortunio, quindi qualche giocatore non avrà a disposizione. Davi si può recuperare? Sì, Davi sarà a disposizione per sabato. Allora, che partita ci dobbiamo aspettare, mister? Come si arriva, al di là di allenamento e non allenamenti, poi insomma in campo? Ma Corticella non mi rievoca bei ricordi, nel senso che è stata la partita che poi ci ha, tra virgolette, condannato a ritornare al secondo posto l'anno scorso, un campo difficile, una squadra che non ha sicuramente le stesse pressioni della Pistoiese, un allenatore molto preparato che ha fatto molto bene l'anno scorso vincendo i playoff e si sta ripetendo quest'anno, quindi vuol dire che non è un caso, è ovviamente una società tranquilla, sono molto bravi a individuare i giocatori che funzionali al tipo di gioco dell'allenatore, hanno veramente fatto un lavoro importante sia l'anno scorso che lo stanno facendo quest'anno. È una squadra che
ha fatto in 15 partite ha fatto 9 vittorie e 6 sconfitte, quindi è una squadra che non ha fatto ancora un pareggio, al secondo miglior attacco, quindi penso che sia una partita difficile, come lo sono, sto dicendo all'inizio dell'anno, tutte quelle qui che andremo a affrontare, che abbiamo affrontato, e noi dovremo farci trovare pronti con purtroppo questa settimana un po' particolare, però sono convinto che, come hanno fatto in precedenza, i giocatori daranno il 110% e l'anima per portare a casa un risultato positivo. Noi ringraziamo mister Luigi Consoni, lo lasciamo ovviamente godersi ancora la serata, grazie mister, in grazie bocca a voi. Al lupo ovviamente per sabato e in bocca al lupo per tutto questo percorso in arancione, che speriamo possa essere ancora positivo. E chiamiamo, vieni, proprio siamo in diretta, quindi tranquillo, Maurizio Innocenti della Nazione, grazie Maurizio, è il bello della diretta, questo, ci avviciniamo un po' alla conclusione, vogliamo concludere proprio con Maurizio che ormai da tanti anni segue tutte le vicende della Pistoiese, sempre accanto alla Pistoiese. E allora Maurizio, dicevamo, l'abbiamo detto anche con altri colleghi, è stata una settimana un po' difficile, è stato un inizio di settimana complicato, difficile, alla luce anche di quello che poi dopo è successo, dopo l'incontro fra giocatori e società, questo comunicato, cosa ne viene fuori secondo te? Lascia ancora tanti dubbi o bisogna guardare un po' in positivo? Allora, dubbi li lascia, però è anche vero che siamo un po' anche obbligati, no? A guardare in positivo, dobbiamo guardare in positivo perché, come si dice, c'è sempre il bicchiere mezzo pieno. Vediamo cosa accadrà, se andrà in porto questa trattativa, come tutti ci auguriamo, che persone arriveranno, perché poi a questo punto la cosa importante è quella. Al di là della trattativa se va in porto o meno, ma chi arriva è un qualcuno di solido, qualcuno di che può garantire veramente finalmente alla Pistoiese, perché sennò altrimenti, cioè, è inutile arrivare poi a fine anno e essere nuovamente da capo. A questo punto deve essere una cosa definitiva. Un pochi minuti fa l'allenatore ha detto che ovviamente necessariamente un po' il clima che si è respirato in questi giorni si è fatto risentire sulla squadra, ognuno poi reagisce come vuole, però abbiamo anche colto la possibilità che qualche giocatore in questo momento possa decidere di non indossare più la maglia arancione e di andarsene. Ovviamente ci sono dei nomi che possono essere quelli, credo che Ricco, il portiere, abbia già deciso di andarsene, sul banco ci sono anche decisioni che potrebbero essere prese sia da Crisio Vergis che d'Assalto, e questi sono due giocatori che sono stati comunque importanti fino ad adesso per la Pistoiese. Tornando anche al discorso che in questa situazione la Pistoiese, quale Pistoiese, chi si affaccia sul mercato, arriveranno altri giocatori? Una rosa corta, una rosa giovane, in un momento anche felice sul campo, positivo. No, voglio dire, ora, qui si sta parlando ovviamente di una crisi grandissima ma societaria. La Pistoiese ha 4 punti alla capolista, con tutto un girone di ritorno da giocare, cioè, voglio dire, la Pistoiese è in corsa per vincere il campionato, quindi sul lato sportivo, lato campo, non è un problema, il problema è a livello societario. Per questo permangono i dubbi, perché innanzitutto quando arriverà questa nuova proprietà? Perché il 22 dicembre chiude il mercato. Dicono che domani ci dovrebbe essere un incontro in comune anche con l'amministrazione e non so però se poi le trattative, lo sappiamo, no? A volte iniziano, però poi hanno un percorso, devono anche andare a finire bene. E poi oltre alla trattativa societaria, dicevo, il 22 chiude il mercato, quindi c'è veramente poco tempo, perché è chiaro che ci saranno delle partenze e questo... Non si può dire niente ai giocatori. I giocatori vanno solo a ringraziare per quello che hanno fatto, quello che stanno facendo. Lo stesso vale per il mister e tutto lo staff tecnico, ovviamente. Se ci saranno, avevamo già una rosa corta. Cioè, la Pistoiese, se per puntare a vincere, avrebbe comunque dovuto intervenire sul mercato. Questo è, se vanno via, ha maggior ragione. Però dico, la nuova proprietà, se e quando arriverà, interviene sul mercato, non interviene? Per quello dico io, non è tanto un fatto della nuova proprietà, può arrivare anche un nuovo proprietario, però poi ci vogliono minimo 11 giocatori per andare in campo, ce ne vogliono quelli in panchina. E soprattutto bisogna dare anche delle certezze a questi ragazzi, e poi a questa squadra, anche a livello economico, perché certo. Ormai sono troppi mesi, no, che si continua a parlare, certo, di questa situazione. Certo, è possibile, sabato si gioca contro il Corticella e lunedì ci ritroviamo di nuovo
allo stadio perché la squadra non si allena, cioè, anche no, cioè, quindi chi subentra ha degli impegni grandi da portare avanti, sia la trattativa, sia il mercato, sia dare sicurezza alla squadra. Speriamo siano in grado di farlo. Tutto speriamo che arrivino. Sì, che arrivino e che si possano, che siano persone appunto serie e importanti, che ovviamente portino la Pistoiese dove deve stare, o comunque a concludere anche questo campionato in maniera dignitosa, visto che certo, la corsa è veramente a tutti gli effetti. Non è una cessione come può accadere a fine stagione, esatto, è tutto a posto. Il presidente decide di dire vabbè, basta, ho fatto i miei anni. Questa squadra cede una società, ma la cedo sana, solida, tranquilla, e subentra. È in corso. Tutti i problemi ci sono, tutti i mancati pagamenti, cioè non è una situazione facile. Ci sono dei messaggi, Alberto, visto che poi siamo anche in chiusura. Proprio a proposito di questo, voglio leggere questo messaggio che ci ha mandato Gabriele, che dice, lo dico sommessamente, ma penso sia illusorio pensare ad un subentro di chi che sia, una persona tra virgolette normale, cioè normale scritto tra virgolette, che possa subentrare se non Pistoiese dal cuore arancione a un'associazione sportiva dilettantistica, questa è, e quindi sostanzialmente priva di valore, con importanti debiti certi e incerti. Ora, chiaramente, ripeto, l'umore è sempre quello che aleggia. Chiaramente però c'è anche molti punti interrogativi riguardo una situazione che riguarda una squadra di Serie D, lo possiamo dire, con un passato che ha avuto, magari non sappiamo poi fino in fondo quali siano le situazioni all'interno della società, e chiaramente ci sono tanti punti di domanda riguardo. Sicuramente, e noi lo diciamo sempre, a rimetterci secondo me, oltre ai giocatori, allo staff tecnico, a chi non viene pagato, sono altre due categorie sostanzialmente: i tifosi, perché sono in primis quelli che pagano al di là di tutto biglietti, benzina e abbonamenti e quant'altro; gli altri, se posso permettermi, e qui voglio, diciamo così, fare tra virgolette, lanciare un appello, sono anche tutti gli addetti ai lavori che non si vedono a fronte di telecamere, che lavorano dietro al mondo pistoiese, che magari davvero hanno degli stipendi a persone normali, che lo avevano prima, lo avevano anche adesso, e che magari rischiano anche di non arrivare in fondo al mese, o comunque con grandi difficoltà a pagare una bolletta o quant'altro. Cioè, queste sono anche situazioni che comunque, diciamo così, qualcuno deve prendersi anche questa responsabilità. Certo, qualcuno deve avere a cuore ovviamente anche insomma la situazione e le condizioni anche di tutti quei collaboratori che collaborano ovviamente per la società. C'è una partita, Maurizio, alle porte, ne abbiamo parlato anche prima con il mister, quella con il Corticella, chissà come reagirà allora questa squadra in campo. Il problema è senza dubbio mentale. È vero che la squadra sono ragazzi giovani, non penso sarà un problema fisico. Se ci dovesse essere un problema, sarà sicuramente mentale, che è la parte più difficile, che è veramente la parte, che si può dire sì, è vero, uno quando entra in campo oppure si fischia il fischio d'inizio si dimentica tutto, no, non si dimentica niente, ci si ricorda tutto, quello che è successo incide solamente i giocatori, soprattutto dei giovani, perché al 90esimo poi dopo finisce tutto e il dubbio rimane. E ora che si fa? Domani cosa sarà? Quindi è chiaro che incide. Oltretutto affrontiamo anche una squadra che sta venendo a 3 vittorie. L'ultima sconfitta credo l'abbia fatta il 19 di novembre, ma sono 3 vittorie di fila. Quindi non è che sia neanche un avversario facile. È a 3 punti dalla capolista. In caso di vittoria potrebbe tentare un aggancio. Quindi, insomma, c'è tutto l'insieme di situazioni che non rendono un sabato facile. No, non è sicuramente una partita facile. E allora noi ringraziamo anche Maurizio Innocenti per essere stato qua con noi. Vi ricordiamo che ovviamente, come tutte le trasferte, TVL seguirà la Pistoiese in diretta, con la diretta della partita proprio a partire dalle 14.30 sabato sul nostro canale 14, ma anche sulla nostra app che potete scaricare, TVL Play, gratuitamente, e sul nostro sito tvl.it. È tutto, ringraziamo ovviamente Vannino Vannucci per averci ospitato al Nerse di Campus, al padrone di casa in questa serata appunto della Strenna Arancione, quindi grazie anche al centro di coordinamento Club Arancioni. Giovedì Sport torna la prossima settimana puntuale per l'ultima puntata dell'anno, diciamolo, no, della stagione, dell'anno perché noi poi torniamo il 4 di gennaio, perché riparte la seconda parte, il girone di ritorno di questa Pistoiese, speriamo sotto nuovi auspici e comunque in un clima del tutto diverso. Grazie Alberto. Grazie Gianni. Buonanotte a tutti.